Prima di iniziare, vorrei chiedervi di fare una cosa. Tutti quelli che nel 2002 hanno giocato a Morrowind sui propri PC a tubo catodico, perché voglio farvi rivivere tutte quelle emozioni con una singola introduzione. Porca di una puttana, ho i brividi. Benvenuti in Morrowind di Elder Scrolls Online. Cioè, io quando ho rivisto qui l'inizio di Morrowind, appena sceso dalla barca, ti giuro, ho avuto la pelle d'oca. Perché mi ha proprio rispedito a 15 anni fa ed è una roba incredibile. E sai cosa facevo ogni volta che creavo un nuovo personaggio in Morrowind? Entravo dal consigliere e andavo a frugare negli armadi e rubavo, ecco qui, rubavo tutti i vassoi, i piatti, le posate e i calici e li andavo a vendere. Ed erano i miei primissimi soldi nel gioco, così. Mi siedo, un pochino incazzato anche. Ah, in realtà potrei rubare una mela. No, non lo faccio che sono appena sbarcato. Vado. E siccome non abbiamo un obiettivo principale, possiamo fare il cazzo che ci pare. Guarda che bello, mannaggia. Subito una missione alla Vesa Aretan. Prego. Dobbiamo andare a parlare con Cannon Valasa. Ma questa gallina è incredibile. Che cazzo gli darà mai da mangiare? Ho trovato il libro Le grandi case e come usarle. Prossimamente su Fine Living. Devo dire che un po' mi mancavano i funghi giganti di Morrowind. Oh, che tragedia, stanno tutti piangendo la morte di qualcuno. Posso rubargli l'armatura? Wow, salve. Si sente bene, signorina? Che cazzo è successo? Tanto noi andiamo alla tomba ancestrale di Andrano. Ah, tra l'altro, scusatemi, non vi ho presentati. Lui è Yutobi. Perché Yutobi, stronzi di merda, era già stato preso. Sono un nordico templare. Ah, però sono solo un cittadino. Infatti. Ma tu sei un piccolo abominio. Ma ciao, Cipollino! Dove sono gli strider? Datemi uno strider. Ah, il signor Cannon si sta cagando, tra l'altro. Si preoccupi, l'aiuto io. Apriamo le porte con la solita imposizione delle mani. Oh, devo accompagnare il signor Cannon nella camera dell'evocazione. Oh. Aspetta che avevo sbloccato una nuova abilità che non ho ancora provato. Ah, ok, una palla di fuoco. Sembrava la bolla di luce astrale. Una palla di fuoco. Chiama la palla di fuoco. Ma guarda quanto siete nani. Ma mi fate troppo ridere. Oh, posso prendere quest'elmo? Allora, non c'era di un'altra taglia, purtroppo, quindi ce lo dobbiamo far andare bene così. Oddio santo. Qua è un vicolo cieco, quindi ci sarà un segreto, ipotizzo. Ma il signor Cannon mi aiuta a combattere? No, mi sembra di no, da quel che vedo. Ma non serve. Decisamente non serve. Tu non mi dare fastidio. Grazie. Il signor Cannon? Dove cazzo è finito? Signor Cannon? Ah no. Oh, poverina. Mi scusi! Però sto trovando tutti i pezzi dell'armatura, guarda. Rimane sproporzionato l'elmo, eh. Sembra il costume di un Power Ranger adulto messo su un bambino. Ha dentro un baule che si doveva aprire con una chiave, ci ho trovato il lockpick. Mi sembra logico. Piano... Ah, merda, ha evocato una sua copia. Cerchiamo di non toccare... Cos'è stato? Cannon, hai toccato? Ti ho detto di non toccare la signorina! Questo qui è un cretino! Che fa? Aggra lei? Vabbè, aggro io, dai. Credo di aver intravisto un'altra giocatrice. Intanto sono salito di livello, eccola qui! C'è questa bella abilità chiamata Solar Flare, che fa un sacco di danno, in più mi aumenta il danno del mio prossimo attacco del 20%. Però sì, aspetta, quando io lo colpisco, è un po' lento, la spada brilla e poi il danno è aumentato. Ok, ok, ci sta. Ma che bordello sto vedendo! E io sto per morire! Merda! Ma dai, sono morto? Però posso usare una gemma per rivivere direttamente qua. Voilà. Salve, Cannon, sono tornato. No, non sono tornato. Sono... Eccomi qui. Merda, m'ha visto. Devo fare attenzione, togliermi dagli attacchi telegrafati. E porca puttana, però... Con che fatica. E niente, niente. È difficilissimo. Non mi conviene andare lì. Porca troia. Tanto non devo neanche andare lì, quindi lasciamoli perdere. Questo non è proprio un ottimo posto dove leggere un libro, comunque. Ah, lui dovrebbe evocare uno spirito ancestrale e io gli devo parlare. Ma tutto io devo fare, Cannon? Disturba se io cerco intanto nelle urne qui? Però non dia fastidio, sto prendendo un sacco di lockpick. Ho trovato dei guanti in un'urna che però non sono guanti. Anche se si chiamano guanti, sono polsiere, tipo quelle di John Cena. Parliamo con lo spirito, vediamo cosa c'ha da dire. E niente, ero un attimo incazzato, però ci fa subito uscire. No, io voglio tornare da quei tre stronzi. Anche perché se sono così potenti, un motivo ci sarà. Staranno proteggendo qualcosa. E tu sei già respawnato. Io devo uccidere lui. È lui che crea tutto sto danno. Guarda che ce la sto facendo. Dai, veloce. E ce l'ho fatta. Ok, vai tranquillo. Sto per morire. E ce l'ho fatta, stronzi. Adesso voglio proprio vedere cosa cazzo stavate proteggendo. Nulla, un'urna.
con dentro un anello però. Ho trovato altri bracciali anche più potenti dei miei dentro un'urna veramente troppo piccola e l'anello non fa niente. Morissero le vostre zie. No, sono respawnati già subito, ciao, grazie. Però vedere Morrowind con questa grafica devo dire che è un'emozione. Anche perché io lo giocavo in un periodo in cui non avevo un computer potente. E siccome Morrowind era uno di quei giochi in cui caricava tutto quello che tu guardavi, quello che non guardavi non lo caricava. Negli interni ancora partiva bene, negli esterni era una fatica. E quindi si correva così, guardando per terra, così non ti caricava niente, partiva a 60 frame fissi. Oh, quando si era scemi, che bello. Santo iddio, che schifo. Eccolo lo Strider. Poi dice uno, no? Ma scusa, ma come ti è venuta questa fobia degli insetti? Boh, guarda, non ne ho idea. E quello, se non mi ricordo male, è un sistema di trasporto veloce per la mappa. Questi acari giganti sono i taxi di Morrowind. Tu sei incredibile. Tu sei una mount, spero, perché sei veramente bellissimo. Va via, niente, non vuol parlare. Intanto siamo giunti in città. Oh, guarda le armature, che belle. Sono un misto tra Dark Souls e Battlestar Galactica. Signori, io non vorrei disturbarvi durante il lavoro, ma C'è un orso qua. Mi sta chiedendo di entrare, credo, in... dove cazzo son finito? A proposito di cavalli, dovrei avere anch'io una mount. Ecco qua. È molto triste sapere che il tuo cavallo ha un'armatura migliore della tua. Ma questa non è malattia, questa è l'allergia. Mannaggia, Torino, sta nevicando. Voi non avete idea di cosa c'è fuori. Guarda che splendore però, mamma mia. Io sono entrato in questo palazzo perché la missione è parla con il signor Vivek. E questo è il signor Vivek. Un applauso che può levitare. Ma mi spieghi a cosa cazzo serve levitare sopra un divano? Cioè, levita dall'altra parte e lascia il posto a chi si deve sedere. Ma che fastidio. Non le dà fastidio, signor Vivek? Le sto scartavetrando le balle con il mio elmo gigante. Ma porca troia, che gioco. Signor Archcanon, sono venuto a parlare con lei. Vai a parlare con l'Overseer. Ho capito, veramente mi fate fare come prima missione, vai a parlare con tutti gli stronzi? Ecco qua l'Overseer, bella armatura, complimenti. Ah, e mi ha detto di salvare due lavoratori. Cos'è successo? Oh no, sono rimasti incastrati nelle macerie. Aspetta, vi aiuto io. Oh no, dai, ma che tragedia. L'aiuto io. O meglio, l'aiutano loro e io faccio finta di essere stato bravissimo. Beh, grazie per averla salvata, però l'esperienza me la pappo io. Ah, devo prendere la Blessing Stone. Come ci arrivo lì? Non posso arrampicarmi, ci sì? Ah no, c'era una rampa, semplicemente. ce l'abbiamo fatta, però io vorrei prendere la cosa che c'era qua dietro, ma mi sa che non riesco. Va bene, Archcanon, ce l'abbiamo fatta. Fai partire il rituale della divinazione? Ma subito. Oh mio Dio, ho toccato? Ho fatto casino? Oh, sono sempre fighe queste cose qua. Puttana, si è svampato, signor. Signor Vivek, sempre comodo. È successo qualcosa lì? Oh, e abbiamo finito la missione Divine Conundrum. La prossima missione devo riandare a parlare con Tarvus, mannaggia. Però intanto ci hanno regalato la staffa del tribunale, che non solo fa 1096 di danno, ma aggiunge 1544 di danno Oblivion. E con questo splendido paesaggio e questo giocatore che sta correndo con la scimmietta che fa molta fatica a salire la scala, vi ringrazio per aver visto il video. Morrowind mi mette sempre tanta allegria e un po' di tristezza per i tempi che furono. Grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video. Ma questa non è malattia, questa è l'allergia. Mannaggia, Torino, sta nevicando. Voi non avete idea di cosa c'è fuori.